Siamo qui con Emilio Marrese, regista del film Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna. Ci dica, com'è raccontare Pierpaolo Pasolini nel centenario della nascita? È difficile e bellissimo. Difficile perché Pasolini è un personaggio estremamente complesso, controverso, inafferrabile per tanti aspetti, però estremamente moderno, estremamente attuale, molto più di quanto si possa pensare per una... ad una conoscenza più superficiale, e quindi è una sfida molto appassionante perché si entra in un mondo, in un pensiero ricchissimo, e per me è stato un po' come fare una tesi di laurea, lavorare un anno su una parte della vita di Pasolini, quella del giovane Pasolini, e nella quale è stato un percorso di scoperta continuo, entusiasmante, anche faticoso, anche sofferente. Una tesi laurea che è anche l'artificio narrativo del docufilm. Da dove è nata questa idea? Rispondeva un po' all'esigenza di cercare di fare un documentario, non dico innovativo, originalissimo, però comunque un po' diverso dal solito, quindi con una struttura narrativa un pochettino più dinamica, vivace, divertente, e quindi la fiction era necessaria per cercare una narrazione un pochettino più moderna e un pochettino più ritmata, e per poter anche creare degli agganci con la realtà di oggi in modo più anche didascalico, ma più evidente. Una realtà di oggi in cui... Scusate, siamo apposta.